Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. È notte. Gli alberi tutt'intorno vanificano il tentativo della luna di illuminare la strada. E se non fosse per il poco di luce opaca che gli abbaglianti di una macchina si gettano davanti, si potrebbe quasi dire che è buio. Il primo e l'unico veicolo che la macchina ha incontrato fino ad ora è una vecchia Ford della polizia, dalla quale l'esile mano di un agente ha fatto un segno d'accostare. Adesso i veicoli sono entrambi fermi. Il finestrino della macchina s'abbassa con un andamento primordiale e dall'esterno la gente vede un uomo e un abitacolo vuoto, tranne che per quella che sembra essere una bambola. Qualcosa non va, gente? Fa l'uomo quasi con tenerezza. Solo un controllo di routine. Mentre i due licenziano le faccende anagrafiche, lo sguardo della gente cede di nuovo sulla bambola, o piuttosto su quello che è in realtà un pezzo di legno levigato con i caratteri di un'innaturale femminilità e due occhi vivi incisi nel volto. Qualcuno! Qualcuno che mi sente! Aiuto! Gracchia una voce che somiglia ad un lamento sordo e per un istante la gente si immobilizza, facendo il gesto connaturale di mettere la mano sulla fondina. Questa volta non ti sentirà nessuno, Joe. Sei mio! Risuona un'altra voce e solo allora la gente comprende. Mi scusi, signore, può spegnere la radio? L'uomo annuisce. Mette la mano giù nell'abitacolo e tutto intorno di nuovo la quiete. Se posso domandare, a cosa le serve quella? Fa l'agente e con un ritaglio di dita indica la bambola. Mi serve per il mio spettacolo, risponde la voce tenue. Molto bene, può andare allora, è tutto a posto. L'agente lancia ancora per un'ultima volta gli occhi contro la bambola e proprio mentre il finestrino ritorna a chiudersi, la bambola sembra muovere qualcosa. Un occhio o forse il contorno della bocca. La mano dell'agente batte sul finestrino. Mi scusi ancora un secondo, che spettacolo è precisamente il suo? Sono un semplice ventriloquo, sorride l'uomo. La macchina riparte nella notte e il rumore delle gomme sull'asfalto sembra l'ultimo residuo di tuono, uno stridio lieve che fa eco alla luna. Lieve certo, ma potente abbastanza da coprire il gracchiare sordo del corpo che, chiuso nel portabagagli dell'auto, sta perdendo lentamente conoscenza.